Buongiorno a tutti, sono Francesco della LABA di Bologna, ringrazio per l'invito. Io sono qui per portare comunque, cioè, anche la nostra esperienza di centro sociale nato quasi 5 anni fa a un gruppo di ragazzi che hanno avuto, appunto, sotto il peso della crisi, hanno voluto provare ad aprire un nuovo spazio per intrecciare nuovi percorsi di lotta, nuove persone, nuovi soggetti che anche loro pagavano sulla loro pelle la crisi. In questi 5 anni siamo riusciti in questo intento a partire dalla costruzione di una comunità politica che attraverso vari progetti è riuscita appunto a trovare delle risposte concrete, un intreccio di relazioni e lotte che hanno reso LABA un posto, un bene comune che poi ha portato migliaia di persone a difenderlo con un corteo. Alla base sono sviluppati progetti quali le occupazioni di case, in cui comunque italiani, migranti, studenti, precari, disoccupati si sono riappropriati di alcuni stabili inutilizzati a Polonia, dando vita comunque, cioè rispondendo a un bisogno primario come la casa, dando quindi una stabilità di vita a famiglie e singoli, e poi hanno costruito una comunità che poi ha difeso quegli stessi posti in cui vivevano, ma si è portata anche la solidarietà nella difesa dei posti di lavoro, nei blocchi davanti ai magazzini in Emilia Romagna. In più, sempre nel nostro spazio abbiamo creato, si parlava prima di accoglienza, noi abbiamo creato insieme ad altri un percorso di accoglienza degna, un dormitorio autogestito all'interno del nostro spazio in cui con la collaborazione e il lavoro insieme ai migranti siamo riusciti comunque a supplire a qualcosa che lo Stato non, cioè non fa, non, un'accoglienza, così dei percorsi in opposizione all'accoglienza business. Tutto questo secondo me, cioè l'importanza, cioè quella esperienza che vorrei portare è appunto questa di connessione, relazione, intrecciare numerosi percorsi di lotta e soggetti diversi, dai migranti agli studenti, per appunto costruire un'opposizione reale. E questa grande forza noi l'abbiamo comunque vista appunto nel grande corteo del 9 settembre a Bologna, in cui oltre 15.000 persone hanno attraversato la città difendendo quello che sentiamo appunto un bene comune, ma la barra è diventata un bene comune perché tanti hanno caratterizzato quello spazio in una maniera comunque orizzontale, con la cooperazione e l'intreccio di vite e esperienze diverse. Questa forza ci ha permesso anche di ottenere una trattativa col comune verso un nuovo spazio. Questa trattativa non è stata un regalo, l'abbiamo costruita appunto con una grande forza e opposizione, anche resistenza allo sgombro, resistenza che adesso, di cui paghiamo il prezzo adesso con 11 denunce contro i nostri compagni e compagne. Questa è l'esperienza che appunto è quella della connessione delle lotte. Io penso che soltanto attraverso, noi pensiamo che soltanto attraverso la connessione di lotte dei territori che si danno negli spazi sociali, ma anche fuori, possiamo comunque ottenere delle vittorie. Non è un caso che a Bologna, come nelle altre città dell'Emilia Romagna, spesso cioè le sedi ADL si trovano anche all'interno degli spazi sociali. Noi alla BA avevamo lo sportello per il diritto ad abitare dell'ADL. La nostra forte, appunto, questa connessione tra centri sociali, spazi sociali e sedi di lavoratori per noi è comunque un punto di forza per costruire un'opposizione reale e ottenere delle vittorie. Sì, questo è tutto.